tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Operazione antisfruttamento dei carabinieri, arresti e sequestri per un'azienda tessile di Acqualagna. Elezioni regionali, presentazione della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Marche di Maurizio Mangialardi. Ascoli Piceno, 8 morti nella casa di riposo, l'infermiere arrestato non risponde al GIP. Autocisterna si ribalta e finisce nel fosso, in azione i pompieri di Senigallia e Arcevia. Domani ultimo saluto al maestro carrista Hermes Valentini. Gli amici ricordano il francobollo dedicato al suo gigante di cartapesta. La diga di Calcinelli non è in pericolo, lo assicura al sindaco Aguzzi la proprietaria Enel Green Power. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, la cronaca in apertura. Parliamo di lavoro nero e un'importante operazione dei carabinieri e ASUR che ha smantellato un'organizzazione con arresti e sequestri in un'azienda tessile di Acqualagna. Un imprenditore cinese è stato posto a fermo per il reato di sfruttamento dei lavoratori e violazione delle norme di sicurezza. I dettagli nel servizio. Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino, insieme al comando di Acqualagna, rendono nota un'importante operazione di vigilanza e contrasto del lavoro sommerso, svolta nella tarda serata del 16 giugno scorso. La vicenda fa riferimento al novembre 2019, quando i militari, dopo un controllo eseguito presso un laboratorio gestito da imprenditoria cinese, furono contestati a carico del titolare dell'azienda carenze in ordine di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro, tali da provocare la misura cautelare del sequestro preventivo dell'unità produttiva. Inoltre è stato trovato anche un lavoratore in nero, per cui fu anche emesso un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto la presenza di lavoratori irregolari era pari oltre il 20% della manodopera. In aggiunta sono stati trovati anomalie negli alloggi posizionati ai piani superiori dello stabile, riscontrando la presenza di loculi abitativi ricavati mediante l'installazione di pannelli in legno. Le indagini poi si sono concentrate anche sull'individuazione di un'altra località lavorativa e un altro laboratorio, di cui a capo è emerso che il titolare dell'azienda non era altro che un prestanome della stessa, ricoprendo il ruolo di gestore e datore di lavoro affidato a un cittadino cinese attualmente indagato e assunto come dipendente della stessa società. Dopo aver monitorato i turni del laboratorio e i movimenti del titolare, la procura della Repubblica di Urbino ha emanato un mandato di intervento sull'azienda. Dall'accesso ispettivo eseguito il 16 giugno all'interno del laboratorio tessile sono stati sorpresi ben 5 lavoratori, di cui 2 non regolarizzati a norma di legge, oltre che sottoposti a grave carenze sotto profilo della sicurezza. Anche questo secondo laboratorio è stato sequestrato, in quanto presentava anche visibili infiltrazioni di acqua all'esterno, provocando la presenza di umidità all'interno degli alloggi. Le irregolarità riscontrate, le condizioni lavorative ed alloggiative degradanti e turni di lavoro lunghi sono risultate essere le condizioni del reato di sfruttamento, motivo per il quale il titolare è stato arrestato e condotto in carcere a Villa Fastigi. Nel corso del servizio sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro per impiego di lavoratori in nero. Sono ad oggi ben 10 le persone arrestate.
si è avvalso della facoltà di non rispondere. Leopoldo Wick, il 57enne di Grottammare, arrestato con l'accusa di omicidio premeditato volontario di 8 anziani e del tentato omicidio di altri 4, tutti ospiti della RSA di Offida, ad Ascoli Piceno. Durante l'interrogatorio di garanzia, l'indagato ha preferito non rispondere alle domande delle GIP Annalisa Giusti, che lunedì scorso ha disposto la misura cautelare della custodia nel carcere di Marino del Tronto. Le morti, oggetto dell'inchiesta, sono avvenute tra il 2017 e il 2018, secondo l'accusa, mediante indebita somministrazione di farmaci. Gli avvocati difensori si riservano di presentare ricorso al Tribunale della Libertà, poiché non ritengono vi siano i presupposti per la custodia cautelare, vale a dire la reiterazione del reato, il pericolo di fuga e l'inquinamento delle prove. Bene, dalla cronaca passiamo alla politica, andiamo ad Ancona, dove dovrebbe essere collegato con noi Francesco Salvago, perché c'è stata proprio questo pomeriggio la presentazione da parte del centrosinistra del proprio candidato alle elezioni regionali che si terranno fra qualche mese. Francesco, a te la parola. Buonasera, se il giorno preciso è ancora in bilico per il voto delle prossime regionali, si ipotizza nel mese di settembre, nel tardo pomeriggio di oggi all'interno della Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona è stato presentato il candidato della coalizione del centro-sinistra, Maurizio Mangialardi, che si mostra molto soddisfatto della candidatura raggiunta all'unanimità nei componenti appunto di partito. Tra i temi annunciati sono appunto quelli legati alla sanità, legati appunto alle imprese, alla difficoltà che stanno vivendo in questo periodo legato all'emergenza sanitaria, all'innovazione. Tra gli obiettivi ribaditi a gran voce durante la conferenza stampa è quello di riuscire a garantire un governo degno per la Regione Marche. Allora lo sentiamo nella prima intervista che abbiamo realizzato. Incantevole, sì. Pieno di storia, pieno di... Oggi presentiamo la coalizione, o la coalizione presenta me, ma intanto presentiamo un grande progetto e lo facciamo tutti insieme. Una regione come l'Italia completamente da ridisegnare, e quindi la capacità di intercettare risorse verso le nostre famiglie e le nostre imprese, con operazioni che guardano il contingente e altre che hanno la visione, è quella di rimettere al centro la nostra regione, non in competizione con le altre regioni italiane, ma guardando all'Europa e al mondo. Il Covid ci ha insegnato tanto e dobbiamo ripartire da lì. Dobbiamo avere una sanità più prossima, dentro le case delle persone, non pensando sempre solo alle strutture, piccole e grandi che siano. Abbiamo bisogno di una sanità che si avvicina. Avremo anche la grande occasione. L'Europa ci metterà a disposizione risorse per la sanità e dovremmo essere in grado di dirottarle. Sì, nella riqualificazione dei nostri ospedali, ma anche tanta medicina di prossimità. Il PD tenta di agganciare il mondo pentastellato. Oggi il segretario nazionale Dem Zingaretti si è espresso per portare nei territori regionali l'alleanza di governo, appello che è stato rilanciato anche dal sindaco Matteo Ricci. Il consenso della candidatura di Mangialardi è arrivata anche da un centinaio di sindaci di tutto il territorio regionale, tra cui anche il sostegno di Valeria Mancinelli di Ancona, che ha ribadito più volte durante la presentazione a fianco del candidato di aprire al tema delle infrastrutture, un tema molto caro alle Regioni Marche, oggetto di scontro nelle ultime campagne elettorali. Credo che fin da subito la coalizione di centrosinistra e il nostro candidato debba, come si dice, prendere di petto le questioni essenziali che riguardano la realtà, la società marchigiana. Allora io la dico così, ha ragione il presidente De Rita, ho visto questi giorni sulla stampa il dibattito sulle infrastrutture, cioè, allora ha ragione De Rita quando dice che la carenza di infrastrutture fisiche proprio per quanto riguarda le Marche non deve diventare alibi
per non affrontare gli altri problemi di riqualificazione del tessuto produttivo della nostra regione, perché non possiamo continuare a rimpiangere o avere nostalgia di un passato che non tornerà più per come lo conoscevamo. Ha ragione su questo, ma non può significare neanche il contrario, cioè non può diventare neanche l'esigenza di riqualificare il tessuto produttivo non può diventare neanche un alibi per le istituzioni e per la politica per non fare il pezzo loro di lavoro, il pezzo nostro. E il pezzo nostro è riuscire a garantire un'infrastruttura civile a questa regione che consenta poi di sviluppare quelle politiche industriali di cui si parlava. Quindi non bisogna darsi alibi a vicenda. Gli imprenditori hanno un compito loro specifico e non possono nascondersi per non affrontarlo dietro la mancanza di infrastrutture, che è vera, e la politica e le istituzioni non possono rilanciare la palla ai protagonisti delle attività produttive non facendo il loro mestiere. Dopo i civici di Uniti per le Marche e i renziani di Italia Viva, l'ultima firma ad arrivare è stata quella dell'articolo 1 rappresentato da Massimo Montesi. Lo ascoltiamo nell'ultima intervista che abbiamo realizzato qui da Ancona, poi la linea può tornare a Fano. Per quanto riguarda la nostra posizione, noi fin dall'inizio pensavamo che, come dire, i partiti tradizionali non erano più sufficienti, quindi abbiamo cercato fino alla fine di portare altro, il civismo, i 5 Stelle, quelli che non si riconoscono più nei partiti, ma dentro uno scenario comunque di unità del centro-sinistra. E Mangialardi, Maurizio, farà questo, ha questo compito, lo prende, come dire, sulle sue spalle, ma noi continueremo fino all'ultimo a cercare di portare dentro anche altro, quello che oggi non c'è e quello che pensiamo sia necessario per vincere questa battaglia. Bene, e rientriamo con la cronaca. Un'autocisterna si ribalta e finisce nel fosso. È successo oggi pomeriggio, poco prima delle 15, lungo la strada della Bruciata Senigallia. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante che trasportava bitume si è ribaltato nel fosso adiacente alla strada. In azione vigili del fuoco di Senigallia, coadiuvati dalla squadra di Arcevia, intervenuti con 2 autobotti e l'autogru proveniente dalla centrale di Ancona. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dal sinistro. Non si segnalano al momento persone coinvolte. E lo avete sentito nei titoli, la città di Fano, ma anche l'ente carnevalesca, sono in lutto per la morte del maestro carrista Hermes Valentini. Un carro, pensate, dell'artista fanese, venne dedicato anche un francobollo. Il servizio è di Simona Zonghetti. Hermes fu un maestro tutto tondo, oltre che per la professione, chiaramente come insegnante. Fu maestro d'arte, maestro di cultura, maestro di vita, maestro anche come si presentava, insomma, veramente una persona elegante nei modi, nelle maniere e nel presentarsi. Un uomo gentile e di classe, così lo descrivono gli amici della carnevalesca, il vecchio direttivo e l'ex presidente Luciano Cecchini in lutto per la triste notizia. È deceduto ieri all'età di 94 anni Hermes Valentini, il più anziano dei maestri carristi del Carnevale di Fano, autore di decine di opere piccoli e giganti di cartapesta che hanno fatto la storia dell'evento più importante della città. Al suo carro Profumo di Donna del 1988 fu dedicato uno dei 2 francobolli fanesi. Infatti, dopo la fontana di Piazza 20 Settembre, il carro di Valentini, con le maschere utilizzate per alcune scene del film Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore, fu scelto per il francobollo del 2013. Nel momento in cui ci fu richiesto dal Ministero delle Poste la redazione di un francobollo a ricordo del Carnevale, e nell'elaborazione di tale progetto, in pratica, dopo aver insieme al Consiglio elaborato, visto, preso in esame tutti i vari carri, composizioni, eccetera, il nostro sguardo si fermò sul maschere che hanno rappresentato per il Carnevale per un periodo molto lungo, tra l'altro, devo dire, oltre a essere il manifesto del film molto famoso. E le maschere girarono parecchio per l'Italia, arrivavano e partivano dai capannoni, perché in qualsiasi manifestazione di promozione e di presentazione del Carnevale le maschere erano emblema rappresentativo del Carnevale dell'epoca. Chiaramente Hermes era un tipo abbastanza preciso, meticoloso, e quindi al giorno predisponevamo un tipo di
di composizione, poi il mattino dopo mi chiamava e dice: Giorgio, guarda, mi sa che è meglio forse metterlo così. Ecco, così, mi piace ricordarlo in questo momento elaborativo. Questi francobolli vennero anche donati? Sì, questi francobolli durante una delle sfilate del 2013 erano stati donati e addirittura avevamo un ufficio, un collegamento con un ufficio postale che annullava il francobollo, e vi devo dire che tuttora vengono richiesti, perché io già quest'inverno, siccome ne avevo diversi a casa, li ho consegnati a dei parenti, amici che si trovano in Canada perché volevano avere un ricordo di questo nostro carnevale, guarda caso proprio con il francobollo. Domani alle 10.30 la città di Fano darà l'ultimo saluto al maestro carrista nella chiesa del Vallato. Hermes, vi saluto caramente, ti saluto, sei stato un grande. Ciao. E sono giorni decisivi per l'apertura al traffico del tratto di via Papiria a Fano, compreso tra le due nuove rotatorie. I lavori sono in fase di completamento e martedì prossimo verrà eseguito il sopralluogo tecnico, al termine del quale il Comune valuterà la data di riapertura alla circolazione. Insieme a questa poi saranno pienamente fruibili anche il parcheggio scambiatore in prossimità del casello della 14 e la pista ciclabile lungo via Visconti. L'associazione Ristor Italia sbarca in Umbria. Il presidente dell'associazione nazionale che riunisce gli imprenditori del mondo Horeca, Giorgio Andrea Ricci, è stato accolto nella sede della regione Umbria dal presidente Donatella Tesei. È stato un incontro proficuo, ribadisce Ricci, che era accompagnato da una folta delegazione di ristoratori fanesi. Si sono mostrati molto contenti di aggregarsi alla nostra realtà, precisa il presidente, perché condividono con noi le stesse problematiche e le istanze da portare avanti per il bene della categoria. Bene. Ce ne siamo occupati anche nei giorni scorsi con servizi e belle immagini, e la diga non è in pericolo. Ebbene, dopo appunto il nostro servizio sullo stato che attraversa quella di Calcinelli e la richiesta del sindaco Auguzzi di messa in sicurezza, la proprietà ha inviato la risposta al primo cittadino. Sentite che cosa hanno detto. Aveva chiesto un sopralluogo e la messa in sicurezza della diga di Calcinelli il sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi. Dopo le segnalazioni dei cittadini preoccupati per il rischio crollo, il primo cittadino aveva allertato gli organi competenti. Tra questi la proprietà Enel Green Power, che ha risposto al sindaco con una lettera in cui rassicura il comune sulla stabilità dell'opera. Infatti, nonostante la traversa sia rovinata in alcuni punti con un cedimento al centro, secondo la proprietà non si corrono rischi e si precisa nero su bianco che si stanno progettando ulteriori interventi di manutenzione. Le sollecitazioni che noi abbiamo avuto da alcuni cittadini e che come amministrazione comunale ci siamo fatti carico hanno avuto, diciamo, un effetto che io ritengo doveroso ma anche positivo da parte dei responsabili di questa che noi chiamiamo diga, loro chiamano traversa. Comunque sia, noi, come dicevamo l'altra volta, abbiamo scritto a tutti gli enti interessati, a Enel Green Power che ne ha la titolarità, ma anche la Regione Marche, il Consorzio di Bonifica, la Provincia, per allarmarli su quello che poteva essere, potrebbe essere un pericolo di non tenuta di questa diga, di questa traversa. Allora, abbiamo già detto che la titolarità qui appunto è di Enel Green Power, che sui quali avevo già avuto, diciamo così, scambi telefonici più volte. E la Regione Marche ha preso atto di questa nostra segnalazione e anche da parte loro c'è una lettera che ci hanno fatto avere per conoscenza, che hanno scritto a Enel Green Power raccomandandogli dei controlli, delle valutazioni ed eventualmente degli interventi. Ma la cosa più interessante, dopo, ripeto, diversi contatti telefonici, è stata proprio la lettera invece di Enel Green Power, che io ho qui, che spiegano per iscritto tutta una serie di interventi che loro hanno fatto qui negli ultimi 10 anni di continue verifiche in questo luogo, rassicurandomi quindi sulla tenuta innanzitutto, ma al di là del fatto di rassicurarci e rassicurarmi sulla tenuta, mi scrivono che comunque è loro intenzione, a parte continuare a monitorare ovviamente tutta la situazione, di intervenire con un progetto e con un'opera di manutenzione nei prossimi periodi per ovviare a quello che qui alle nostre spalle lo vediamo, è comunque uno sgretolarsi in parte di questa struttura che dal loro punto di vista non comporta pericolo di crollo, perché a monte hanno già fatto diversi interventi gli anni passati con delle paratie di ferro, mi spiegano, dei pali eccetera, però per rassicurarci e per
rendere tutto più sicuro, garantiscono degli interventi futuri. E comunque a me la cosa che fa ovviamente piacere è questo loro sollecito, veloce riscontro che hanno portato anche per iscritto, che se mi permettete mi rassicuro un attimo anche per il ruolo, perché io ho fatto un'opera di denuncia verso una titolarità, una proprietà, si sono fatti carico del problema, ce lo hanno messo per iscritto, ma al di là del fatto di rassicurarmi e di rassicurarci per iscritto come responsabilità, io spero che poi siano conseguenti nel portare avanti anche l'opera di manutenzione, che ci rassicurerà ancora di più ovviamente nei fatti. Bene, ora veniamo al Comune di Fano, che per lunedì prossimo ha organizzato alle 10.30 un'iniziativa via web per parlare del super bonus del 110% inserito nel decreto rilancio. Il decreto prevede una serie di misure importanti per incentivare l'efficientamento energetico degli immobili privati e nell'incontro di lunedì verranno date informazioni utili per tutelare ed aiutare i cittadini. È prevista infatti la presenza di esperti del settore, è possibile inviare anche le domande sul sito del Comune nella sezione dedicata al progetto. Le domande si potranno inviare anche lunedì mattina in diretta attraverso la pagina Facebook del Comune di Fano. L'incontro sarà trasmesso anche sul canale YouTube del Comune. Dopo i saluti del sindaco Massimo Seri, a moderare la webinar sarà Cora Fattori, consigliere comunale e responsabile del progetto. Ed ora parliamo di eventi, perché la Festa della Musica a Fano diventa itinerante. In un periodo di grande difficoltà per musicisti e per tutti coloro che lavorano nel settore, l'amministrazione comunale ha deciso di portare avanti l'evento, spostando l'idea dell'associazione On Stage Produzioni domenica alle 11 del mattino fino alle ore 23. Le zone di Sassonia, Lido e Centro Storico verranno solcate da un trenino nel quale si alterneranno una ventina di musicisti, tutti fanesi, che daranno vita a un concerto itinerante per celebrare questa importante giornata. Maggiori dettagli li troverete anche sul nostro sito occhiolanotizia.it. Bene, sempre in tema di eventi, si intitola Voglio giocare ed è il libro dedicato alla vita del fanese Gianluca Boiani e alla sua passione per il calcio a 5. Il ricavato della vendita del volume, che verrà presentato domenica all'Arena BCC, sarà devoluto in beneficenza. Un libro nato un po' per caso e un po' per gioco, quel gioco che accomuna tanti e sarebbe stupendo se nel mio piccolo potesse essere d'esempio ai più giovani per la voglia di non mollare mai e inseguire i miei sogni. La passione e l'impegno possono battere le avversità sia nello sport che nella vita. Sono le parole del fanese Gianluca Boiani riportate nel libro intitolato Voglio giocare. Grande appassionato del calcio a 5, Gianluca, 45 anni, ha deciso di raccontare la sua storia e condividerla con la città. L'appuntamento è previsto per domenica alle ore 18 all'Arena BCC ai Tre Ponti di Fano, dove si terrà la presentazione del libro patrocinato dal Comune insieme a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del volume. Presenterà l'iniziativa il giornalista Matteo Magnarelli. Presentiamo praticamente una mia biografia, un libro, Voglio giocare, di cui parla un po' della storia dalla mia infanzia calcistica. Ci saranno parecchie foto, parecchie testimonianze. L'idea di questo libro è nata dall'osteopata Giulio Malfanti e scritto poi da Massimiliano Barbadora, due grandi amici. È nata così per gioco e vedremo poi cosa verrà fuori. Speriamo che rimanga un gioco e che la maggior parte delle persone vogliano, insomma, comprarlo per poi vedere cosa c'è dentro, chi ci si ritroverà e altro. I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all'associazione sportiva dilettantistica Nuova Montelabate Calcio Amputati, di cui fanno parte Luigi Maggi e il fanese Lollo Marcantonini. La copertina non la svegliamo oggi? La copertina sarà una sorpresa per quel giorno lì, domenica 18 all'Arena BCC. Siete invitati, chi vuole fare un salto anche dopo il mare, venendo su dal mare. E vedremo cosa viene fuori. E i bambini fanesi omaggiano Gianni Rodari nell'anno del centenario della nascita del grande poeta.
L'obiettivo è quello di rientrare negli eventi nazionali dedicati all'autore. I consiglieri di Fano, città dei bambini, hanno studiato i racconti, le opere e le hanno reinterpretati per trasmettere importanti messaggi sulla sostenibilità, la pace, l'importanza e la partecipazione, nonché il miglioramento ambientale e sociale. La sezione verrà implementata durante l'estate per essere ricca di contenuti alla partenza del nuovo anno scolastico. Non solo Rodari arricchisce il sito della Città dei Bambini, ma anche la sezione Lontani ma Vicini, che raccoglie le attività proposte durante il lockdown per testimoniare la vicinanza alle famiglie, grazie all'aiuto dei maestri Stefania Carboni e Giorgio Caselli e all'esperienza di Gabriella Malanga. Bene, e continua la solidarietà nei confronti di Marche Nord, proprio volendo rifare un lancio sul coronavirus. Questa mattina in piazzale Cinelli il presidente dell'Avis provinciale Herman Graziano ha consegnato all'azienda ospedaliera Marche Nord 6.000 mascherine. Il direttore sanitario Edoardo Berselli e Antonio Draisci, direttore amministrativo, hanno ringraziato l'associazione e in particolare tutte le Avis che sono state determinanti per la raccolta del plasma iperimmune. Un contributo, hanno detto, che aiuterà a salvare vite umane. E proprio a questo riguardo sul coronavirus diamo una buona notizia, perché il Gores in giornata ha diramato un bollettino che ha evidenziato un triplo zero sul fronte, appunto, tra contagi, decessi e ricoverati in terapia intensiva. Quindi il tutto sicuramente è positivo. E riparliamo di Avis, perché a proposito proprio dell'associazione dei donatori, questa sera ci salutiamo con un video dedicato al 70° anniversario dell'Avis di Fano. Guardate. Sapete quanti sacrifici tutti noi stiamo facendo per dedicare del tempo agli altri, salvare vite, e questo per noi è molto importante. E voi, tutte queste bellissime giacche rosse, rappresentano il vero capitale umano e sociale della nostra città. Il primo applauso ve lo faccio io a tutti voi. Grazie. Oggi anche il Papa ha mandato un saluto a tutti noi donatori per quello che facciamo quotidianamente, tutti noi volontari che dedichiamo del tempo agli altri. Per me non è facile, perché quando sono un evento dell'Avis mi emoziono sempre. Siete sempre una marcia in più rispetto a tutto il resto delle attività dell'associazionismo della nostra città. Forse sono di parte, non sono obiettivo, ma sono sicuro di quello che dico. Bene, siamo arrivati in fondo, però prima di salutarci vi ricordo che lunedì ci sarà qui nel nostro studio il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, per la trasmissione Primo Cittadino. Sarà ospite appunto qui da noi, come ogni lunedì. Naturalmente avete a disposizione i nostri numeri e i nostri recapiti telefonici per inviare domande e per eventualmente anche intervenire in diretta. Grazie, arrivederci e vi lascio nelle mani dei programmi di Fano TV. Arrivederci.